Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Casale Ferrato che ha giocato una partita di grandissima solidità mentale e di grande aggressività fisica, costringendoci a giocare sempre al limite, non permettendoci mai di avere una buona esecuzione, di avere fluidità offensiva. Questo va dato a merito della squadra di casa. Dal canto nostro, secondo me, però abbiamo provato a rimanere dentro la partita, ci siamo restati, io penso, fino alla fine, grazie alle qualità che ci contraddistinguono tutta questa stagione, che sono il fatto che vogliamo sempre giocare insieme, che non vogliamo mai, che chiunque entra in campo prova a fare tutto quello che viene chiesto per aiutare i compagni della squadra. Per cui io esco da questa partita con delle buone sensazioni per quello che riguarda lo spirito della mia squadra. Logico che ho detto ad alcuni miei giocatori, soprattutto ai giocatori esterni, non può più succedere che noi subiamo così tanto l'aggressività degli avversari, ma non da un punto di vista tecnico, da un punto di vista mentale. Cioè noi non dobbiamo mai andare fuori controllo, e soprattutto quando abbiamo la rotazione degli esterni limitata, noi abbiamo di fondo tre esterni senior, da quando non c'è più Frassinetti, e l'unico esterno Andre che potrebbe stare in campo con l'universalità di proprietà è Navarini, che è fortunato, per cui ruotiamo i nostri ragazzi giovani che una mano ce la danno, che secondo me stanno anche in campo dignitosamente, però è vero che dai giocatori senior noi non possiamo prescindere, perciò quello che ho detto loro è: sappiate che questa cosa non può essere una cosa allenata, è una cosa che dipende da noi. Se noi non riusciamo a stare in controllo contro la pressione fisica, se non riusciamo comunque, non dico eseguire chiamato gioco, ma non perdere lucidità. Noi abbiamo preso un buon rito Masini per mancanza di lucidità sulle mazze d'attacco di lui, e questo non deve succedere. In un momento importante ha tirato due liberi Martinoni, perché Blizzard frescamente ha fintato di uscire a blocco, è andato a bloccare lui, e c'è una squadra che vuole giocare ai playoff, che spera di stare bene dentro i playoff, deve imparare velocemente dagli altri, deve sapere che cosa fare. Oggi per esempio Di Bella ci ha dato una bella dimostrazione di averci ammazzato con due tiri, no? Con due tiri Fabio ci ha distrutto, perché è un giocatore, io ho avuto il piacere, la fortuna di averlo, è un giocatore leggermente di grande esperienza, di grandi pericoli, che comunque tira il vento, stacca la testa dentro la partita e non si fa condizionare bene. Noi dobbiamo imparare ad avere questo tipo di approccio, ed è una cosa che dobbiamo, ne abbiamo parlato molto già durante l'anno, a volte l'abbiamo fatto, a volte no. Penso che questo di oggi sia stato un buon allenamento per ricordarci, dice, guardate che settimana prossima giochiamo un'altra partita importante contro una squadra che ha un obiettivo grande come andare ai play-out di tale successione diretta come Reggio, per cui sarà un'altra partita difficilissima. Poi iniziano i play-off, e ai play-off nessuno regala niente. Noi dobbiamo essere bravi non solo a dirlo, perché lo dicono tutti, ma di solito vincono le squadre che lo fanno, per cui bisogna prendere spunto da quello che è successo oggi e ricordarcelo, andare a casa con memoria, e la settimana prossima metterci lì e dire: ok, sappiamo cosa ci ha dato fastidio, proviamo a fare un passo.